Che cioè, bello. ogni volta che lei fa un personaggio da noir, da thrill, è indimenticabile. In questo caso bisogna ringraziare anche Claudio perché le hai disegnato un personaggio meraviglioso. Grazie. Allora, volevo sapere un po' la genesi di questa storia, sì, ok, però soprattutto del personaggio di Xenia, perché è inusuale vedere in un noir o comunque in un thriller una donna protagonista. Allora, sì, diciamo che l'idea del personaggio di Xenia è successiva alla creazione di una drammaturgia che partiva da un elemento che è poi un topos del cinema di genere, che è la vendetta, no? Lei mi guarda. La vendetta, attorno a questo, al concetto della vendetta, al tema della vendetta, pian piano abbiamo costruito i personaggi. C'erano questi due fratelli, c'era una perdita e una voglia di vendicarsi e di chiudere un cerchio. Dopodiché ho sentito l'esigenza di costruire un personaggio che avesse in qualche modo anche gli occhi dello spettatore e quindi che incarnasse quella sensazione di nebulosa che c'è nel film e nella mente del personaggio di Xenia. Dopodiché, oggi ho già detto questa cosa, che ho capito forse sempre oggi, effettivamente. Cioè, quello che Xenia mi dava con la sua espressione, con i suoi occhi, col suo volto, era un valore talmente forte che mi ha fatto decidere di non voler raccontare molto di quel personaggio, proprio perché avevo lei. Mi sono potuto permettere di lavorare con la sua intensità, con i suoi occhi, col suo sguardo. E quella sua ossessione, quel suo dolore che chiaramente c'è raccontato nel suo volto, è qualcosa che nel film non viene. Di che cosa si parla non si sa. Non si sa. Qual è il dolore del personaggio? Però è un bel gioco, che di solito nel noir c'è un poliziotto con cui è chiaro tutto, e poi c'è il colpevole, tutto misterioso, e non sappiamo di lui e cerchiamo di capire. Invece qui abbiamo una poliziotta misteriosissima che non si capisce, però cioè, il passato degli altri è molto più chiaro, e quello è molto interessante. Ma tu come ti senti nei panni di questa donna del mistero? Dall'Italia ti chiamano spesso per questi ruoli. Cosa sì, che... significa che mi sento bene, che mi stanno bene. Quello che faccio in Italia sono le cose diverse, sono molto felice per questo. Cioè, quest'anno ho fatto una commedia di una vita normalissima, niente mestiere, insieme con questo film, e quindi no, c'ho la scelta, è bello. Però i personaggi ambigui, difficile, chiusi con il passato, sono sempre molto interessanti.